Il territorio di Sovana è uno scrigno di bellezze naturali che racchiude come tesori le testimonianze di un passato straordinariamente ricco. Non soltanto le monumentali necropoli etrusche o lo splendido borgo medievale, ma un tessuto di siti e attrattive capillarmente diffuso sul territorio. Per gli abitanti di Sovana, il passato è quotidiano, nel senso più letterale del termine. Anche nelle immediate vicinanze del borgo o all'interno dell'antica cinta muraria, i siti di interesse archeologico sono numerosissimi. Il valore archeologico dell'area era già ampiamente conosciuto sin dal XIX secolo e i materiali delle tombe rupestri di Sovana arricchirono i musei ma anche collezioni private, che oggi si tenta di recuperare e contestualizzare. Le necropoli di Poggio Felceto e di Sopraripa sono le più conosciute e importanti tra le molte presenti nel territorio di Sovana. Esse contengono tombe che vanno dal VII al II secolo a.C., ma le testimonianze più grandiose appartengono al periodo d'oro della civiltà etrusca nell'area, tra III e II secolo. Tra le tombe monumentali di Poggio Felceto spicca la tomba Ildebranda, così denominata in onore di Ildebrando da Sovana, divenuto papa nell'XI secolo col nome di Gregorio VII. La tomba è situata su un podio tufaceo e presenta una facciata monumentale con colonne e capitelli figurati scolpiti nel tufo. La seconda necropoli, conosciuta come Necropoli della Sirena, prende il nome da una splendida tomba edicola scavata nella parete di tufo, che rappresenta la defunta sul letto funebre all'interno di una falsa porta, affiancata da due demoni dell'oltretomba. Il frontone è decorato da una scilla, che per la sua duplice coda di pesce era stata inizialmente interpretata come sirena. Le necropoli furono riutilizzate in molti modi nelle epoche successive, come dimostra l'affascinante riparo rupestre, un romitorio medievale, presso la via cava di San Sebastiano a Sopraripa. Le indagini archeologiche sono tuttora in corso nell'area e contribuiscono a chiarire aspetti finora poco conosciuti, ma di grande interesse, del rapporto tra uomo e territorio in età romana e nel Medioevo. Lo scavo archeologico della Biagiola, per esempio, ha rivelato l'esistenza di un sito pluristratificato. Vi si trovano infatti diverse fasi, residenziali e di servizio, che vanno almeno dalla prima romanizzazione alla piena età romana. Sulle strutture in muratura della villa romana, probabilmente almeno in parte in disuso, si innestò successivamente una necropoli, che ha restituito interessanti reperti della cultura longobarda. Il sito venne periodicamente abbandonato e riutilizzato come casale rurale fino ai nostri giorni, conservando il suo importante ruolo nel territorio, perso del tutto solo nel corso del XX secolo. Il borgo stesso di Sovana conserva e ci tramanda tracce importanti del proprio passato. Dalla preistoria alle mura etrusche, dalle strutture di piena età romana dietro la cattedrale in corrispondenza di San Mamigliano, fino alle preziose testimonianze medievali e rinascimentali, come la cattedrale stessa, la rocca e gli edifici sulla piazza principale. Il territorio di Sovana non è soltanto archeologia. Nel suo percorso a ritroso nel tempo, il visitatore si troverà immerso nella splendida cornice della campagna, segnata profondamente dal passaggio dei fiumi. Le gole intagliate nel tufo, i pianori assolati, le pendici boscose dei rilievi ospitano una flora e una fauna ricchissime e suggestive. Non si possono poi dimenticare i prodotti tipici di queste terre, di origini umili, ma non per questo meno gustosi. Formaggi, prosciutti, olio e ovviamente vino sono produzioni di tradizione antica nel Sovanese, testimonianze di un equilibrio sostenibile e proficuo tra uomo e territorio, che affonda le proprie radici nel prezioso passato di queste terre.